Ho giusto due cosine da spacchettare con voi. Giusto due cosine. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, come avete visto, ho tantissimi, tantissimi pacchetti che mi sono arrivati da aprire con voi. Io veramente non penso di aver mai avuto, cioè. Mi sembra di dirlo sempre, però veramente questa volta non ho mai fatto un video spacchettamento più gigantesco di questo, perché non ho mai avuto così tanti pacchetti da spacchettare. Quindi quello che vi consiglio è di godervi questo video quando magari dovete, non lo so, lavare i piatti, mentre state cucinando, mentre fate la skincare. Quindi prendetevi un po' di tempo perché appunto prevedo che questo video sarà molto molto lungo. Vado totalmente a caso con i pacchetti che mi capitano per primi sotto mano. Iniziamo con questo di Pixi, qui c'è il Glow Tonic. Questo è uno dei migliori tonici veramente, contiene, è quello che contiene acido glicolico, sì, quindi ha un effetto esfoliante e molto molto illuminante. C'è sia la versione in full size che la mini versione da viaggio ed entrambe hanno il mio nome, sono personalizzate. Cosa che, come sapete, io adoro. Poi, questo mi è appena arrivato, ragazzi, sono molto molto emozionata perché questo mi è stato spedito da Atelier Auguste, che è un, non so pronunciarlo il francese, insomma, questo l'abbiamo capito. Però questo è un atelier, ragazzi, a Parigi, è un atelier parigino, hanno delle cosine bellissime. Sono stata molto molto contenta appunto che mi abbiano contattato e mi hanno fatto scegliere una borsa qualsiasi tra tutto appunto tra tutto il loro negozio. Sono una più bella dell'altra, non è stato per niente semplice scegliere. Questo è il nome appunto Atelier Auguste. Se li cercate, hanno sia lo shop online che appunto la boutique fisica nel centro di Parigi. E ragazzi, questo è uno dei loro ultimissimi modelli. Oh mio Dio, ragazzi. Allora, devo essere onesta, mi sembrava un pochino. Come si apre? Ok. Mi sembrava un pochino più chiara dal sito, quindi mi sembrava un po' più un rosa, tipo, no, tipo un po' un nude che virasse un pochino più sul rosa. Secondo me è più un nude malva. Starebbe benissimo anche con l'outfit di oggi. E questa è la nostra borsa. Questo è lo spazio all'interno. I prezzi sono fascia medio-alta, ma devo dire che la qualità della pelle mi sembra veramente perfetta. È una bellissima, bellissima borsa che va ad aggiungersi alla mia collezione. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Melvita, anche questo un brand francese. C'è qualcosa di molto fragile, quindi sto tipo attentissima. Ragazzi, questo è il destino. Dovevo comprare l'olio di jojoba per i capelli, perché ho visto un video su YouTube appunto che parlava dei benefici dell'olio di jojoba per i capelli. E ragazzi, eccolo, me l'hanno inviato. Questi sono tutti oli per i capelli. C'è l'olio di argan, l'olio di avocado, l'olio di jojoba e l'olio di ricino. Sono veramente super contenta perché adesso ve l'ho già detto in uno degli altri video, adesso che ho tolto l'extension e questi sono solo solo capelli miei, sto cercando di appunto starci un pochino più attenta, curarli di più. O almeno curarli, perché quando ho l'extension io veramente trascuro tantissimo i miei capelli, li vedo sempre bellissimi, quindi soprattutto con la spazzola sono troppo aggressiva quando ho l'extension, quindi adesso è arrivata l'ora di prendermi cura dei miei capelli ed ho sentito l'importanza di utilizzare l'olio. Ma eccoli qua, così li vedete bene, sono quattro boccette. E c'è anche un bel po' di prodotto, devo dire. Poi mi è arrivato questo pacchettino da Corfe. Ci sono due prodotti per il viso, uno è il Calming Cica e l'altro l'Intense Barrier, due prodotti lenitivi. Adoro quando mi arrivano prodotti che sembrano fatti apposta per me, perché appunto la mia pelle è super delicata, quindi se ho prodotti lenitivi, protettivi, è sempre un toccasana per me. Altro pacchettino, sempre da Corfe, è un prodotto esfoliante. Anche questo a base di acido glicolico, questo è all'8%. La boccetta è piuttosto grande, sono 100 ml, e questo è un anti-age glide soluzione esfoliante, una soluzione
esfoliante che contiene acido glicolico ed acido salicilico. Poi non so, non conosco questo nome, quindi non so che cosa ci sia all'interno di questo pacchetto. Il brand è Naturium. Anche qui vedo qualcosa con acido salicilico, ma la cosa che più mi ispira è il siero, faccio vedere, è il questo siero al retinol. C'è il gel esfoliante con acido glicolico al 10%, quindi è più forte rispetto all'altro che era all'8%. E poi questo siero con retinol complex. Non conosco personalmente appunto questo brand, ma tutti i prodotti che contengono retinolo, per quanto mi riguarda, io ve li consiglio. Uno dei segreti per quanto riguarda la mia skincare assieme all'SPF, alla protezione solare. Ed eccoli qua, questo è il gel esfoliante, poi abbiamo il siero al retinolo e questa è una crema per il viso. Poi mi è arrivato un pacchetto da Wyni Cosmetics, questo è un brand di make up, quindi vedremo qualcosina di make up. Già scopriamo una palettina, questa è la multi-use Wyni 18 ombretti. Molto rosa questa palette, ci sono tantissime tonalità di fucsia, viola, rosa e anche qualche ombretto super glitterato, vedo che già mi fa impazzire. Poi queste non le uso da secoli, ragazzi, le ciglia finte, queste sono le numero 528. Sono l'unica tipo che ha smesso di utilizzare ciglia finte, perché da quando c'erano le extension, poi facevo il lash lift, adesso metto i sieri per le ciglia e le ciglia finte le ho totalmente abbandonate. Un po' mi dispiace però, perché il look che ti danno le ciglia finte è difficile da trovare con appunto altre modalità. Le ciglia finte sono sempre le ciglia finte, vorrei solo che non fossero così fastidiose, perché la colla per ciglia finte, almeno su di me, fa sempre una minima reazione allergica, che sono sempre un po'... Poi c'è una beauty blender blu, azzurra, questo shimmer dry oil che voglio troppo provare con voi. Oh wow, no vabbè, è bellissimo, è un illuminante rosato pazzesco. Poi c'è questo lip oil con tutte queste particelle dorate all'interno. Poi c'è questo blush molto naturale. Ci sono questi due rossetti, sono molto molto matte ma scorrono molto bene e sono ricchissimi di colore, devo dire mi piacciono davvero tanto questi due. E poi questi due che sono invece dei lip gloss, eccoli qua, gli swatch, li chiamano lip gloss ma in realtà sono dei rossetti liquidi, perché anche questi sono molto molto coprenti, però rimangono lucidi. Poi mi ha fatto molto piacere perché mi ha contattato questo brand che tutti conosciamo da sempre, credo, ed è Guam. Mi hanno spedito sia questi leggings ad effetto slim per la notte, snellisce e rimodella durante il riposo notturno. Oh mio Dio ragazzi, c'è tipo il sogno. Questi sono i leggings, vabbè ragazzi, ma che figata. E poi assieme ai leggings mi è arrivata anche questa crema lifting antirughe. Non sapevo che Guam avesse anche una linea skincare. Eccola qui, ed è una crema a base di astaxantina da alghe, acido ialuronico e nanosfere dermoattive. Poi allora, questo pacco ragazzi è pesantissimo ed è di Istin. Istin, un brand di cui anche la mia amica che è dermatologa parla sempre benissimo, ed è un brand che io adoro. Wow ragazzi, ecco perché era così pesante. Ci sono tre mega prodotti. Questo è un gel da bagno idratante per pelli normali o secche. Io adoro i gel da bagno, i doccia schiuma, che hanno anche un effetto idratante. E poi sempre in questa box, questa invece è una lozione per il corpo idratante. E poi c'è questa che è la lozione riparatrice intensa, ancora più nutriente rispetto a quella che abbiamo appena visto. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Lancôme, che buon profumo ragazzi, e all'interno c'è il nuovo profumo La Vie est Belle. Questa è la versione che si chiama L'Extra,
L'extra, non lo so. Aiutatemi a pronunciarlo in francese, però il profumo è buonissimo. La boccetta, come tutti i profumi Lancôme, è uno spettacolo. Sempre da Lancôme un altro pacchettino. E qui c'è il sample di un profumo. Questo me l'hanno spedito ancora ad agosto. E questo è l'anticipo di un profumo che poi è uscito. Qui c'era scritto coming soon. C'è scritto qui sulla boccetta, è uscito il 2 di settembre. Eccolo qua, devo scoprire come si chiama questo profumo che è uscito. Questo era in super 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 anteprima, quindi vedete che non mi hanno detto nemmeno il nome, c'è scritto solo coming September 2nd. Quindi se sapete il nome di questo profumo appena uscito, fatemi sapere nei commenti. Wow, molto dolce, molto zuccheroso, molto sexy, oh mio Dio, mi piace un sacco questo profumo. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Maybelline. All'interno ci sono 5 tattoo liner super super colorati e di nuovo mascara Firework. Ecco i tattoo liner, ne ho swatchato uno, devo dire che sono molto morbidi e scriventi. Questo è il fucsia e questo è il mascara Firework. Vediamo lo scovolino, eccolo qua, parecchio paffuto lo scovolino. Altro pacchettino che mi arriva da Pixi. La confezione è davvero stupenda, ma Pixi ha sempre questi pacchetti bellissimi. E all'interno c'è un altro tonico, ma questo è il Rose Tonic. Questo non è sfogliante come l'altro, questo è più nutriente, più idratante. Questo è il Radiance Perfector, è un illuminante. Molto contenta che sia un illuminante rosato, che sta molto bene con la mia carnagione. E poi c'è il Glowy Lip Oil, sono in fissa con i lip oil in questo periodo, quindi sono particolarmente contenta per questo. Ah, pensavo avesse tipo lo scovolino, invece è a roll. Lo sapete che cosa mi ha appena ricordato questo gloss? Mi ha rimandato indietro tipo all'inizio degli anni 2000, quando tutte usavamo i Bon Bon Malizia, che prima aveva fatto i profumini. E lì, cioè quelli erano veramente, se non ce l'avevi non eri nessuno, i profumini Bon Bon. Ma poi hanno lanciato anche i gloss ed erano esattamente della stessa grandezza, uguali con il roll-on. Vi prego scrivetemi se vi ricordate di quei profumini e di quei roll-on. C'erano i profumi gloss, altro non mi ricordo, però se ve li ricordate vi amo. Apriamo subito quest'altro pacchettino che mi arriva sempre da Pixi. Oh my god, ok, super felice per questi prodotti. Sono 3 lip balm, si chiamano Hydra Lip Treat. Mi sa che 2 sono colorati, 1 trasparente. Vi ho swatchato i 2 balm colorati, che come vedete lasciano proprio un pelino di colore, forse quello rosa è un pochino più pigmentato, e poi c'è il terzo che invece è semplicemente trasparente. Poi sempre da Isdin ho un'altra cosina da farvi vedere. Mi è arrivata la Fusion Water Magic Repair ed il Retinal Intense. Già vi anticipo che questo, sono super interessata a questo prodotto, perché utilizza il Retinal Intense a base di Retinaldeide e lo sappiamo quanto fa bene, appunto, tutti i derivati del retinolo quanto facciano bene alla pelle. Anche stavolta Isdin davvero non sbaglia un colpo, non vedo l'ora di provare questo siero. E questa invece è la crema per il viso, la Fusion Water, famosissima protezione 50. Sempre di Isdin mi è arrivato questo beauty case con la Fusion Water. Questa era appunto la confezione che conosco io, la Fusion Water Magic e lo stick, entrambi protezione 50, appunto, sono sempre una garanzia. Altro brand eccellente per quanto riguarda la skincare, mi è arrivato questo pacco anche da La Roche-Posay. È stato bellissimo perché ho conosciuto le ragazze di La Roche all'evento Google di L'Oreal ed erano tutte mie follower, sono venuta a salutarmi, mi hanno detto appunto che mi avrebbero spedito dei prodotti proprio pensati per la mia tipologia di pelle, quindi mi hanno spedito il Cicaplast, mi viene da pronunciarlo Cicaplast, scusate, il Cicaplast, giusto, si pronuncia così,
giusto? Cicoplast siero ultra riparatore per pelli disidratate o irritate, quindi decisamente un prodotto formulato per le pelli sensibili, quindi grazie, grazie, grazie. Questo è il nostro siero, la boccetta è in vetro. Poi mi hanno spedito questo trattamento correttivo con acido ialuronico e vitamina B5 ad oro. Poi sempre della linea Cicoplast mi hanno spedito anche il balsamo lenitivo ultra riparatore. Wow, ho sentito parlare tantissimo di questo prodotto e so che per il mio tipo di pelle è fenomenale. Se lo avete provato, se lo conoscete, fatemi sapere che sono curiosa. E poi per ultimo mi hanno spedito anche questa, è una crema con filtro solare sempre 50+, questa è la Antelios IV, oh mio Dio, non so pronunciare, ok, questa è la crema solare per il viso che mi hanno inviato, appunto anche questa fattore protezione 50+. Sempre della ISDIN c'è questo beauty case meraviglioso, tutto vellutato. Alcune di queste cosine già ve le ho fatte vedere su Instagram, su YouTube non le avete ancora viste, ma appunto di alcune vi ho fatto una piccola anteprima su Instagram. E in questo beauty case ci sono 3 prodotti. Allora c'è, oh fantastico questo, c'è un cleansing oil, un olio struccante che idrata ed illumina anche, wow. Poi vi hanno spedito un'altra confezione del siero retinal intense, che è lo stesso veramente di prima. Molto contenta perché se mi piace già ho un backup. E poi c'è anche la crema occhi, la Vital Eyes. Poi tra i vari pacchetti c'è anche questo che deve essere collegato ad un altro pacchetto di skincare, ma in questo momento non ne sono certa perché, cioè, è a tutti gli effetti un cartone grandezza naturale, cioè grandezza della pizza. Quindi stranissimo, ma all'interno c'è questa t-shirt. C'è scritto pelle idratata e parte la serata e il brand è Linea d'Aria per Ureadin. Altro pacchettino che mi arriva da Pixi, qui ci sono prodottini make up, guardate che meraviglia. Questo che è un matitone anti occhiaie, infatti è molto aranciato, va applicato al posto sotto il correttore in realtà per camuffare le occhiaie. Poi c'è il Lash Booster Mascara. Poi c'è questo Sheer Cheek Gel, è un gel per le guance. A vederlo dal pack fa veramente paura. Questo è sfumato e questo è non sfumato. Vedete che poi in realtà quando lo sfumate non è così forte come colore, anzi si sfuma molto bene. Però ha un po' un effetto color sangue, tipo, cioè la colorazione mi fa un po' impressione. Poi c'è questo Lip Lift Max, che è un gloss per le labbra. Eccolo qui, è molto traslucido e profuma tantissimo di menta, quindi se non vi piace la menta non compratelo perché si sente tantissimo. E poi per ultimo c'è il Brow Tamer, è un gel trasparente per sopracciglia. Poi devo farvi vedere 2 cose che non vi avevo mai fatto vedere prima d'ora, non sapevo neanche esistesse una cosa simile, ragazzi, e sono molto molto contenta di potervele presentare. Sono 2 borse realizzate interamente con la stampante 3D, ragazzi, lo so, è una cosa pazzesca. Quando le ho viste su TikTok mi sono piaciute subito un sacco, ho lasciato semplicemente un commento al ragazzo che le realizzava, che mi ha contattata subito, me ne ha spedite 2 personalizzate, quindi lo ringrazio tantissimo. Vi lascerò in sovraimpressione il link al suo canale perché è uno small business italiano che secondo me ha tantissimo potenziale e quindi voglio farvelo scoprire. La figata di queste borse, ragazzi, è che sono completamente personalizzabili, infatti qui sul fondo c'è il mio nome sia in questa, che è molto pastellosa come colori, che su questa, che mi ricorda tantissimo le scarpe Louboutin perché è appunto nera con la base, con lo sfondo rosso, e anche qui lo vedete, c'è il mio nome. Mi sembra incredibile che queste borse siano state effettivamente stampate con la stampante in 3D, ma è effettivamente così ed è
pazzesco. Fatemi sapere che cosa ne pensate di queste, se lo sapevate che si possono stampare le borse in 3D oppure no, perché per me è stata una super sorpresa e le trovo bellissime. Poi questo è stato un regalo di Icona, della mia agenzia, che ancora non vi avevo fatto vedere, ed è di La Perla, e all'interno, vabbè, sono stati carinissimi perché c'è questo bigliettino, e all'interno c'è, ragazzi, guardate che meraviglia, ed è questo baby doll o questa sottoveste, non so come chiamarla, è parecchio lunga ed è al 100% in seta, è davvero stupenda. Poi da Puro Bio Cosmetics mi arriva questo pacchettino, e all'interno, eccolo qua, c'è il mascara, è il Full Love ed è un mascara allungante, questo lo scovolino. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Dupe, già vi ho parlato di questo brand, un brand appena nato di una mia cara amica di Amsterdam, lei è italiana ed è un brand che io adoro, ovviamente sono un po' di parte, però lei ci mette davvero tantissima tantissima cura e passione in quello che fa, e questi sono i nuovi prodotti appunto del suo brand, che sono il Face Cleanser Refresh, questo è il detergente per il viso, il siero per il viso Reclaim, questo contiene macadamia, caffeina e ginseng, e nuovissimo prodotto c'è il burro struccante, che non appena finisco quello che sto utilizzando in questo momento andrò a provare, perché è il mio metodo di struccaggio preferito in proprio della vita, e sono molto curiosa di provare il suo. Tutti i suoi prodotti sono cruelty free, non testati sugli animali e prodotti nell'Unione Europea. Poi da Benefit Cosmetics mi è arrivato questo beauty case rosa super morbidoso con alcuni prodottini all'interno. C'è la Precisely My Brow Pencil che abbiamo visto prima. Poi c'è il Precisely My Brow Detailer, che è un nuovo prodotto. Non ho mai visto un prodotto per le sopracciglia o un prodotto in generale che abbia la puntina così sottile, ragazzi. Questo è un sogno, e con questo si possono andare a ricreare proprio pelucchio per pelucchio. Si può fare un tratto che va appunto a ricreare le nostre sopracciglia pelo per pelo. Devo troppo provarlo. Lo spessore è lo stesso delle matite, quelle, come si chiamano, le matite quelle super precise. L'ho swatchato ed effettivamente è precisissimo. Questo prodotto penso che sia la svolta, perché è un prodotto unico. Dall'altra parte invece c'è il pettinino. Anche questo nuovo prodotto c'è la Precisely My Brow Wax, quindi una cera per le sopracciglia. Eccola qua, è fatta comunque a scovolino e leggermente colorata. Questo pacchetto mi arriva da Diego Dalla Palma, ci sono tutti i nuovissimi rossetti. Sono i nuovi rossetti Lumi Matte con refill, che va appunto inserito nello stick. E voilà, tra l'altro questo colore mi sembra stupendo. È swatchato, ragazzi, è meraviglioso, molto coprente, molto matto. Assolutamente confermo, queste colorazioni sono una più bella dell'altra. Questo l'ho un po' spiaccicato io senza volere, ma ragazzi, quanto sono belli. Cioè, ho swatchato questo rosso, guardate quanto è pieno il colore, è bellissimo. Sempre da Diego Dalla Palma mi sono arrivati i due mascara più famosi, il My Toy Boy ed il My Happy Toy, sia in versione full size che in versione mini size da viaggio. Poi da Rebeia, spero di saperlo pronunciare bene, questo è il nuovo brand di Belen Rodriguez, mi sono arrivati i suoi prodottini, no vabbè, c'è anche la dedica scritta a mano di Belen, adoro. Il packaging è molto particolare, devo dire che mi piace un sacco, un po' un ode al corpo femminile, alla bellezza del corpo femminile. Poi c'è lo stick rossetto, facciamo lo swatch.
Dipende dalla vostra carnagione, su di me sarebbe più tipo terracotta, ma può essere anche un bellissimo nude. Poi questo è un illuminante, molto grande la cialda, vediamo com'è. Oh mio Dio, pensavo fosse in polvere invece in crema, ci sono rimasto malissimo. E così si presenta swatchato, non è assolutamente molto forte, anzi dà una luce molto naturale. Poi da Comfort Zone invece mi arrivano diverse cosine, anche queste molto pesanti. Oh wow, un olio aromatico per il corpo profumato. Il pack è davvero stupendo. No vabbè, c'è anche una candela profumata. La Tranquility Candle, candela aromatica, rilassante. Oh mio Dio ragazzi, mi ricorda tantissimo il profumo di una spa, tipo di un posto dove ti fanno i massaggi e senti l'acqua che scorre piano e ti rilassi. Questo è quello che mi trasmette questa candela. Sapete, io adoro le candele profumate, quindi per me è veramente un regalo stupendo. E poi c'è un'altra cosina ed è il Tranquility Body Scrub ed è un esfoliante levigante aromatico. Vedo la fine ragazzi, vedo la fine di tutti i pacchetti che vi devo far vedere perché sono già, ho già utilizzato due batterie diverse e questa è la terza, quindi non so quanto sarà grande questo video, potrebbe essere una specie di record sul mio canale, non lo so. Poi da Sweet mi è arrivato il nuovo fondotinta, la mia colorazione è la 02 ed è il fondotinta che sto utilizzando in questo momento, quindi sicuramente la colorazione è perfetta per me. Però vi devo dire, non mi è piaciuto tantissimo, forse devo impararmi ancora come applicarlo, l'ho applicato con il pennello, non mi ha fatto impazzire, proverò ad applicarlo con la spugnetta umida, magari appunto si adatta di più. Non so se riuscite a vedere molto bene, ma da vicino si vede che sto indossando il fondotinta, quindi la coprenza mi piace perché è leggera, medio leggera ma modulabile, ma da vicino si vede. Proverò ad applicarlo con la spugnetta, ma appunto per il momento questo fondotinta purtroppo non mi fa impazzire, nonostante tutti i prodotti Sweet invece mi piacciono tantissimo. Questo è forse il primo con cui non mi sono trovata bene. Poi, altro pacchetto mi è arrivato, ragazzi, da un brand che adoro per i capelli ed è Kerastase. Sono molto contenta perché mi hanno spedito tutta la linea a base di proteine. Ho scoperto da poco di avere i capelli molto porosi, siccome sono comunque anche trattati con i colpi di sole, ho bisogno di proteine per i miei capelli e questa linea è perfetta. C'è lo shampoo, che è formulato appunto per capelli molto secchi, c'è il balsamo, poi ci sono due prodotti senza risciacquo, questo è uno spray termoprotettore e questo invece un leave-in conditioner, e poi altri due prodottini, uno è un trattamento per la cute secca con vitamine e niacinamide. Questo è pazzesco, tra l'altro sto applicando anche il Minoxidil in questo momento appunto per far ricrescere i capelli sani e forti. In questo periodo, ragazzi, cambio di stagione, io ne sto perdendo tantissimi, cioè ogni anno penso che diventerò calva, quindi quest'anno che ne sto perdendo un po' di più del solito sto applicando anche il Minoxidil. E poi ultimo prodottino, un olio per le doppie punte, un olio concentrato con vitamine. Anche questo è fantastico, ma conosciamo tutti i prodotti Kerastase, sono sempre stati tra il top per quanto mi riguarda, quindi ogni tanto immancabilmente ci ritorno e sono molto molto contenta di provare questa linea, che è appunto la linea più perfetta per i miei capelli che potesse esistere. Altra cosina che mi arriva da Pixi, questo è il Vitamin C Serum, è un siero alla vitamina C, devo vedere quanto è concentrato però, perché spesso i prodotti per il viso che contengono vitamina C, sono capsuline, spesso i prodotti che contengono vitamina C per la mia pelle sono troppo aggressivi, quindi devo sempre testare un pochino prima su un angolino, tipo per capire se bruciano oppure no. Queste sono 30 capsule contenenti vitamina C. Altro pacchetto stupendo che mi è arrivato da Benefit a più piani. Qua su ci sono i prodottini della skincare
skincare di Benefit, il Wow Polish, che è un esfoliante in polvere. Poi c'è Shrink Wrap, che è un trattamento per i pori dilatati per la notte. E Deep Retreat, che è una maschera all'argilla. E poi sotto c'è appunto quest'altro scomparto. C'è il bigliettino di Benefit con due elastici per capelli rosa, amo. E poi il cerchietto anche questo rosa, no vabbè, bellissimo. Anche i pacchetti Benefit sono veramente sempre tra i miei preferiti. Tra l'altro ragazzi, tutti i prodotti che sto spacchettando in questo momento dovranno essere aggiunti poi alla mia makeup collection, quindi penso il prossimo video o quello dopo al massimo sarà un nuovo video di decluttering in cui facciamo ordine e mettiamo a posto la mia makeup collection, che c'è veramente bisogno. Comunque, che carini, mi hanno scritto anche un biglietto a mano, lo apprezzo tantissimo. E andiamo a scoprire i prodottini. Ci sono i nuovi Super BB Concealers, i nuovi correttori al ginseng. Eccolo qua, hanno lo scovolino. Vediamo la coprenza com'è. Questo è decisamente troppo scuro per me, ma non mi sembra niente male. Nasconde occhiaie e imperfezioni levigando e idratando il contorno occhi. Molto interessante, poi non avevo mai visto un correttore con ginseng. E ci siamo ragazzi, siamo arrivati all'ultimo pacchetto. Questo mi arriva da Mefui. All'interno c'è questa pochettina plastificata impermeabile per i costumi, queste sono sempre utilissime. C'è la shopping bag con il nome del brand e poi questo costumino. Mi hanno fatto scegliere uno dei loro costumi ed ho scelto questo perché è molto in palette come colore ed è un bikini di questo stupendo colore azzurro e effetto velluto. E questi sono gli slip che sono regolabili. Io detesto quando i costumi non hanno gli slip regolabili perché i miei fianchi stanno tipo... Anche questo potrebbe tornarmi utile molto presto, chi lo sa. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Scusatemi se è troppo lungo, sono molto curiosa di andare al montaggio e di vedere quanto veramente ho filmato, perché dal mio orologio sono quasi 3 ore ragazzi di filming totale, quindi perdonatemi se sarà troppo lungo questo video, davvero cerco di tagliuzzarlo il più possibile. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Io vi aspetto al prossimo video, che sarà domani o dopodomani, sempre alle 17:30. Ciao!